40 lavoratori di Moto Morini saranno formalizzati licenziamenti se il curatore fallimentare non chiederà gli ultimi 3 mesi di cassa in deroga ai quali l'azienda ha diritto. Senza questa proroga, spiega il segretario generale della FIOM CGL di Bologna Bruno Parmignani, la storica azienda di Casalecchio andrà all'asta giudiziaria del 13 aprile senza alcuna garanzia occupazionale. Pensiamo che vada privilegiato, non in conto ragionieristico rispetto ai fornitori, ai creditori, eccetera, ma che vada anche tenuto presente il conto della criticità sociale che questo determina in un settore che ormai si sta sfaldando. All'acquisto sono interessati un imprenditore italo-canadese, la piemontese ICP ed un produttore coreano. L'opzione privilegiata prevede la vendita di marchio e stabilimento con un prezzo base di 5,5 milioni di euro. Vorremmo evitare un rischio che allo stato attuale vediamo come in altra realtà è successo, che se ne vada via marchio, che non ci sia più attività produttiva e che in qualche forma poi ci sia, se non speculazione, ma attività che non hanno niente a che fare con l'industria bolognese. Nel bolognese sono 6.000 i posti a rischio nel comparto del motociclo. Ci sono crisi ormai acute, a partire dalla Berlinghi, dalla Paioli Meccanica, dalla Galvano Tecnica, fino alla Malaguti, che se non trovo l'acquirente, come si sa, ha intenzione di chiudere lo stabilimento. E parliamo proprio della Malaguti, perché non è ancora chiaro il futuro dei 170 dipendenti dell'azienda di Castel San Pietro. Il 4 marzo, tavolo provinciale sulla crisi dell'impresa. Samuele Amadori. Siete preoccupati? Abbastanza, sì, per il nostro futuro sicuramente. Cosa vi hanno detto? In definitiva ci hanno detto che purtroppo in questo momento devono fermare la produzione in attesa di un compratore o comunque di vendere l'attività, perché in questo momento di crisi non è più possibile produrre. La storica azienda Malaguti di Castel San Pietro ha avuto un calo di produzione del 50% in 2 anni. La proprietà ha così deciso di cercare degli acquirenti, perché così non riesce ad andare avanti. A rischio c'è il posto di lavoro di 170 persone. I sindacati già da tempo si sono attivati per cercare di capire la direzione presa dalla famiglia Malaguti. La Malaguti è in cassa integrazione ordinaria in realtà da 2 anni. Un anno e mezzo di cassa integrazione ordinaria buona. La settimana scorsa c'è stata una precipitazione, nel senso che nell'incontro che abbiamo fatto di verifica, e anche perché doveva esserci una discussione sul piano industriale, l'azienda ci ha comunicato che in realtà intende intanto trovare un compratore, un acquirente, un partner, vendere l'azienda sostanzialmente. Il 4 marzo nella sede della provincia di Bologna si terrà il primo tavolo fra le parti sindacali, il comune di Castel San Pietro e l'azienda. L'impressione è che sarà il primo passo di un percorso lungo e impervio.